Posizionati davanti al tuo armadio, capi e accessori leopardati alla mano, che oggi ti sfido ad abbinare questa fantasia con classe, stile e unicità. Io sono Sara e sono una consulente d'immagine e mi sono sempre chiesta: ma chi l'ha detto che questa stampa sia volgare e datata? Certo, se dovessimo guardare la sua storia potremmo affermare con certezza che questa parta da molto lontano. Probabilmente il suo ingresso trionfale nella moda lo fece più o meno tra gli anni 40 e gli anni 50, grazie a stilisti come Christian Dior prima, e poi, guardando la moda italiana, a Gianni Versace, Dolce Gabbana, ma anche Roberto Cavalli, chiaramente, che la resero proprio simbolo di femminilità, seduzione e per molto tempo lusso. Nel corso degli anni questo motivo fu ed è tutt'oggi reinterpretato in tantissime chiavi diverse, dall'elegante e sofisticato al ribelle e provocatorio. A conferma di quanto detto, potremmo semplicemente guardare le icone del passato per renderci conto di come ognuna di queste abbia reinterpretato la stampa leopardata a suo modo, per esprimere proprio il proprio stile, ma anche il proprio modo di presentarsi al mondo e di essere. Ad esempio, alcuni dei nomi più belli che mi possono venire in mente, che proprio hanno fatto la storia della moda, ma non soltanto, sono Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, ma anche Sophia Loren, Kate Moss, Caroline Bassett, e vediamo proprio come ognuna di queste abbia reso celebre la stampa leopardata, oltre che indossata con grandissima eleganza e sciccheria. Secondo me ci sono tantissime ispirazioni che si possono rubare proprio da queste foto del passato. La fantasia leopardata evoca forza, indipendenza e sensualità. Per questo funziona bene su chi ha un'attitude audace e ama giocare con la moda. In particolare credo si adatti allo stile female, quindi a quello più femminile e sensuale, ma anche ad esempio a quello grunge, quindi più libero, anticonformista, ribelle. Ma non soltanto, perché come abbiamo visto nelle foto precedenti può essere anche molto sofisticato, bon ton, romantico, quindi dipenderà proprio da come scegli di abbinarlo e anche da come lo porti, quindi da quella che è la tua personalità. In termini di tonalità, il leopardato è caldo, quindi di conseguenza valorizza particolarmente le stagioni calde, come l'autunno e la primavera. Ciò non toglie però che al suo interno abbia anche una dominante più profonda. Questo fa sì che anche la stagione inverno profondo possa indossarla tranquillamente. Poi, secondo me, dipende molto da come piace abbinarla a te, perché potrai sempre inserirla all'interno del tuo outfit, e se trovi che questa possa essere poco valorizzante per il tuo viso, allontanala indossandola magari nella parte inferiore o aggiungendo un accessorio vicino al volto che invece vada a illuminartelo. Ti ho fatto presente che questa stampa è quella classica, questo perché ci sono tantissime varianti ad oggi del leopardato. La classica, l'originale, vede la stampa, quindi sostanzialmente il nero e il marrone, su sfondo solitamente beige, caramello, anche a volte più dorato. Ci sono tantissime altre opzioni che vedono sempre la fantasia stampata però su uno sfondo magari di diverse tonalità del marrone, da quelle più scure a quelle più chiare, da quelle più aranciate a quelle più soft. Inoltre, una versione che si vede moltissimo è quella della stampa leopardata su uno sfondo più grigiastro, quindi automaticamente tutta la fantasia assume una temperatura molto più fredda, adatta quindi anche a chi ha proprio un sottotono freddo, quindi le stagioni per esempio dell'inverno e dell'estate, senza il per esempio queste due stagioni qua. Scegli tu, sei totalmente libera in base a quello che è il tuo gusto, il tuo stile e appunto a cosa senti più affine a te. Personalmente la mia preferita rimane quella classica, sarà che sono autunno e quindi me la vedo anche meglio. Ultimissima informazione molto importante, prima di passare agli abbinamenti, puoi trovare questa fantasia di grandezze differenti, piccola, media, grande. Dipenderà un po' da te e in particolar modo
modo io ti suggerisco di sceglierla in base a quella che è la tua corporatura, la tua figura. Solitamente le stampe dovrebbero essere indossate in scala, quindi se abbiamo una fisicità minuta, petite, opteremo per una fantasia media piccola. Se al contrario siamo alte e abbiamo una fisicità robusta, sceglieremo quella media grande. In questo modo tutto sarà pienamente proporzionato. Occhio poi alla qualità del tessuto e della stampa, bisogna prestarci molta attenzione perché è veramente facilissimo cadere in una stampa leopardata di poco valore estetico. Mi raccomando, non parliamo di valore economico, ci possono essere capi anche con un costo molto basso ma esteticamente belli e capi anche che magari hanno un costo più elevato ma esteticamente meno belli. Prestiamoci sempre attenzione perché è molto più facile sbagliare rispetto alla tinta unita. Giungiamo adesso alle idee di abbinamento. Il leopardato sta divinamente con il nero, è la combo perfetta con cui non si sbaglia mai, in particolar modo se hai un pantalone per esempio di questo tipo, quindi più elegante, sbrilluccicoso, lo abbini a un blazer, una giacca nera e subito l'outfit diventa perfetto per le occasioni speciali. Allo stesso modo se hai una camicia, un voile di seta semitrasparente in abbinata con una gonna o un pantalone nero, diventerà un outfit super sofisticato e anche molto prezioso esteticamente. Ciò non toglie che possa essere anche indossata come combo per la quotidianità, quindi per la mattina e il pomeriggio. Sarai consapevole che catturerà un po' l'occhio in quanto la fantasia leopardata spiccherà moltissimo abbinata al nero. È una scelta personale, forse più audace rispetto ad altri abbinamenti che adesso andremo a vedere. La seconda combo è quella che personalmente sfrutto maggiormente durante la stagione invernale, ovvero il leopardato abbinato con il marrone e in generale con i toni della terra. Credo che questo abbinamento sia perfetto per la quotidianità perché abbinare il leopardato con i toni della terra fa sì che la fantasia stessa venga un po' smorzata, quindi resa più accessibile, proprio perché il contrasto tra i due capi, quindi quella fantasia e quello tinta unita, è più basso rispetto ad esempio al nero e quindi tutto il finish è più omogeneo, meno d'impatto. Proseguiamo poi con l'accostamento tra il leopardato e i bianchi, in particolar modo quello ottico e quello panna. Anche in questo caso queste due nuance non possono che accompagnare con molta sofisticatezza la fantasia leopardata. Il risultato sarà molto armonioso, pulito e anche un po', se vogliamo, elegante, no? Perché comunque il bianco di per sé è un colore candido che va a illuminare moltissimo i colori che si trova di fianco. Se te la devo dire tutta, probabilmente su un leopardato classico, quindi più caldo, vedo meglio un bianco avorio, panna un po' sporcato di giallo, perché appunto il risultato sarà più equilibrato. Il bianco ottico con un leopardato caldo va un po' a spezzare, quindi diventerà un po' protagonista del look e chiaramente si farà notare. Se ti piace il bianco ottico, ti suggerisco di abbinarlo a una fantasia leopardata su base un po' più grigiastra, quindi più fredda. Il denim e le sfumature dell'azzurro. Se mi segui da un po', sai che io insisto sul dirti che effettivamente il denim sta davvero bene con tutti i colori e anche con la maggior parte delle fantasie. Ed ecco qua che infatti, come vedi, sta divinamente anche accostata al leopardato. Magari non ci penseresti, saresti più portata ad indossare leopardato con il bianco, il nero, il marrone, e invece anche il blu ci sta davvero bene. Secondo me riesce a donare al leopardato quella carica in più e soprattutto un po' quell'aspetto più sportivo, più casual, ma comunque molto ricercato. In particolare lo amo con il denim più scuro, quindi di un lavaggio appunto non eccessivamente chiaro. Poi in mezzo, volendo, ci puoi anche inserire una tonalità di azzurro. Dà ancora più quella luminosità e quella particolarità a tutto l'insieme. Io ci penserei. Un altro colore neutro da non sottovalutare è il grigio. Anche in questo caso credo che il leopardato con base più fredda stia
ancora meglio. Proprio l'abbinamento viene spontaneo, è molto equilibrato, elegante, può essere sfruttato per diverse occasioni in base proprio ai capi che vengono scelti e a come l'outfit viene poi definito attraverso gli accessori. Proseguiamo con dei colori un po' più vivi che proprio donano luminosità al leopardato, ovvero il giallo e il giallo ocra, che nonostante siano in palette, perché alla fine sono delle sfumature, delle tonalità calde che quindi automaticamente stanno per forza molto bene con tutti i toni della terra e quindi anche quelli del leopardato, mi piacciono perché credo proprio che riescano a rendere viva la fantasia, no? A dargli una carica, un'energia non scontata, e soprattutto è un abbinamento che non si vede così tanto. Il bello è proprio questo, perché poi in realtà il risultato non è nulla di così fuori dalle righe, è assolutamente portabile. Negli ultimi video ti ho fatto una testa così su come il bordeaux e il rosso fossero dei colori di super tendenza per questa stagione, ma secondo te queste due tonalità non stanno benissimo anche con il leopardato? Chiaramente sì, probabilmente è il mio abbinamento preferito, lo so che lo avevo già detto di qualche altra combo, però anche questa, rivedendo un po' le foto di ispirazione, è proprio elegante, bon ton, un po' chic, molto femminile secondo me, soprattutto anche in questo caso trovo che il leopardato, soprattutto con le tonalità di rosso più vivo, si accenda molto. Anche con il bordeaux sta benissimo, anzi questo è proprio perfetto per l'autunno-inverno, regala un po' quella classe, quella sofisticatezza che secondo me non passa assolutamente inosservata, da provare e sperimentare per questa stagione. E l'ultimissimo abbinamento che ti consiglio di sperimentare è quello con il verde oliva e in realtà anche diverse sfumature di verde. Allo stesso modo un po' del giallo ocra, anche il verde oliva chiaramente fa parte della palette più autunnale, quindi quella dei colori più caldi, quindi è automatico il fatto che stia molto bene con il leopardato, ma esattamente come per altre tonalità magari non ci si pensa, o meglio non è la prima combo a cui si fa riferimento nel momento in cui dobbiamo creare il nostro outfit del giorno. Invece proprio per degli abbinamenti quotidiani, quindi adatti proprio per una giornata di lavoro o semplicemente una passeggiata, ecco che un capo verde oliva o un accessorio verde oliva si rivela perfetto. Mi raccomando poi di mixare queste nuance insieme, ovviamente non ti dico di abbinare il leopardato con solo una tonalità, ma anche con più tonalità, perché tanto, come abbiamo visto, tutti questi colori poi stanno molto bene insieme, proprio perché in comune hanno il leopardato. Questa fantasia può infine essere indossata in total look per le occasioni più eleganti, ad esempio un bel tailleur, un set coordinato, un vestito, e davvero renderai l'outfit affascinante. Secondo me non si potrà non guardare, proprio perché sono poche le persone che hanno il coraggio di osare e divertirsi così con la moda. Io lo consiglio specialmente a chi sente questa fantasia proprio sua, rientra proprio nella sua identità, nel suo stile, nel suo modo di essere, allora deve osare per forza di cose, è proprio passare dall'ordinario allo straordinario. Detto questo, io spero che un po' questi consigli e anche questa conoscenza della fantasia ti abbia anche un po' invogliato, no? A sperimentare, a prenderla in considerazione per il tuo armadio. Personalmente io dopo questo video, mentre scrivevo questo video, mi sono proprio resa conto di come i capi presenti all'interno del mio armadio leopardati non siano mai stati sfruttati abbastanza e soprattutto nel giusto modo, quindi non vedo l'ora davvero che arrivi l'inverno per indossare la mia pelliccia leopardata, ma anche per esempio qualche accessorio, una borsetta leopardata che adesso, guarda, domani vado a creare subito qualche look appunto nuovo e a cui non avevo mai pensato prima. Io ti ringrazio tanto per aver seguito questo video, ti ricordo come sempre di lasciare un like e di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, e noi ci vediamo al prossimo, un bacione!